Dal 17 al 28 maggio prossimo gli occhi del mondo intero saranno fissi su Cannes, sul celebre festival che ogni anno attira la crème de la crème del cinema internazionale. È stato appena diffuso il poster della 70ª edizione della Kermesse, che ha puntato tutto sull'esaltazione dell'energia positiva di una Claudia Cardinale fresca come una rosa appena 21enne immortalata in una inebriante giravolta su una terrazza di Roma nel 1959. È l'immagine stessa che ho di questo festival, uno scintillio, ha commentato a caldo la musa di Luchino Visconti. Nessuno ricorda il nome del fotografo, anche io l'ho dimenticato, ma quella foto ha confessato miramente ai miei inizi, un'epoca in cui mai avrei immaginato di ritrovarmi un giorno sulle gradinate del più celebre dei festival. Polarizzata in rosso, la foto con protagonista la nostra attrice sta facendo discutere e non poco grafici, esteti, esperti in comunicazione, ma anche chi non mangia pane e Photoshop a colazione, dal momento che lo scatto è stato massicciamente ritoccato dall'agenzia pubblicitaria che da anni si occupa dell'affiche di Cannes. Analizzando l'immagine originale e il poster finale del festival, Claudia Cardinale appare più magra ed esile, le caviglie, le gambe e le ginocchia sono più affusolate, quasi scheletriche, i capelli svolazzanti decisamente più ordinati, la piega della gonna risulta meno ingombrante. Ancora una volta la magrezza dunque è sinonimo di bellezza. Un'icona di fascino, sostanza e talento come Claudia Cardinale, lo stesso dicasi per esempio per Kate Winslet, è stata ritoccata per apparire più armonica a discapito di quell'unico valore che non dovrebbe mai scendere a compromessi con nulla, la verità. Il cinema insomma si ciba di sogni, avranno pensato i pubblicitari, meglio però che siano molto molto light.